Benissimo, allora eccoci qua, sposto la mia amata yoga wheel e ci si mettiamo, se volete possiamo prendere un cuscino, e vi vedo in due parti oggi, vi vedo tutte e due le parti, se volete essere visti da me non dovete fare altro che posizionare la telecamera un po' come la posiziono io, nel senso almeno davanti, e che si veda quello che stiamo facendo. Quindi metto il cuscino tra le ginocchia e mi siedo, mi metto da questa parte, appoggio il collo del piede, appoggio le mani sulle ginocchia e incomincio a salutarmi e a sentirmi, a far cadere le spalle verso il basso nell'espiro e a cercare quella connessione tra il respiro, la mente e la nostra fisicità, il nostro corpo. Inspiro dalle narici e nell'espiro appoggio le mani a coppa e lentamente scendo con la fronte verso il tappetino. Ancora inspiro, torno su. Espirando lentamente cado in avanti. E assaggio tutti i micro movimenti che la mia colonna, le dita delle mie mani, le mie braccia fanno per permettere che io possa compiere questo movimento. Ancora inspiro. E nell'espiro lentamente lascio cadere in avanti la colonna. Allungo e arrotondo. Mi trovo un po' alla fine di questa corsa verso il basso, come se fossi in balasana, con la curva primaria. Vi ricordate l'altra volta, abbiamo detto, i bimbi quando nascono sono tutti curva primaria, cioè si vede solo la curva toracica. Ancora, inspiro. Ancora l'ultima volta, inspiro. Ed espirando allungo nuovamente la colonna, a seconda della nostra sensibilità possiamo sentire, allungo anche le braccia, possiamo sentire magari maggiore allungamento nella zona del sacro, dei lombi. Lascio cadere le spalle verso il basso, libero il collo. E con una spinta ritorno nella posizione seduta. Facciamo in modo che questa pratica di oggi sia una meditazione in movimento. Noi pensiamo sempre di essere molto controllati, di avere un molto controllo della mente, ma in realtà quando proviamo a calmare la mente e a fermare i pensieri, ci accorgiamo che invece ci resistiamo forse qualche secondo. Ed è invece difficile perché la mente continua a proporci dei pensieri che salgono e arrivano. Allora cerchiamo in questa lezione ogni volta di fare in modo che in realtà la nostra presenza sia qui e che il respiro sia il tramite tra la mente e il corpo, cioè nella concentrazione sul respiro in realtà riusciamo a rimanere nel nostro corpo e a non viaggiare con la mente che ci porti da altre parti. Nel prossimo inspiro, quindi ogni volta che inspiro e espiro sarà un po' il mantra di questa lezione, dobbiamo ricordarci che nell'inspiro spingo il centro del petto verso il soffitto, avvicino le scapole e avvicino i gomiti, e nell'espiro invece il mento verso lo sterno, affondo all'indietro. Ancora inspiro. Quello che stiamo facendo adesso all'inizio di questa lezione è lavorare prima di tutto sulla colonna e movimentare la curva toracica, anche quella che teniamo sempre chiusa, e anche la curva lombare. Espiro il mento verso lo sterno. Ancora una volta inspiro. E fuori l'aria. Appoggio. Prendo i due blocchi.
comincio ad aprire le spalle come abbiamo fatto l'altra volta, quindi muovo il cuscino, appoggio i gomiti, porto i femori perpendicolari al pavimento, ok, e lentamente, a seconda della mia mobilità articolare delle mie spalle, riuscirò a scendere, magari riesco a scendere a portare la fronte a terra, oppure magari riesco a rimanere qui perché sento troppo tensione nelle spalle. Però bisogna avere fiducia anche nel corpo, che con la costanza, con la pratica, con la pazienza, il corpo cambia. I gomiti spingono sui blocchi, il collo rimane sempre libero, quindi non c'è nessuna pressione sul collo, nonostante la fronte è appoggiata al tappetino. Le braccia sono attive, le spalle sono leggermente attivate. E ritorno al respiro. Visualizzo i movimenti della gabbia toracica, lo srotolarsi dei polmoni, la ricarica di energia che avviene attraverso il respiro, l'ossigeno che entra, l'anidride carbonica che viene espulsa nell'espiro. E l'ossigeno che tramite la pompa del cuore viene portato attraverso il sangue fino alla più lontana cellula. Rimango nel mio corpo, rimango con il mio respiro ed è come un esperimento fino a quanto posso rimanere senza divagare, rimanere qui con la mente e con il corpo. Nel prossimo inspiro incomincio a salire, ad appoggiare, a portare le spalle sopra i gomiti, spingo le spalle all'indietro, inspiro grande e nel prossimo espiro ancora incomincio a spingere in avanti il pube, ad attivare l'addome e a staccare le gambe e le ginocchia da terra. È come se l'addome fosse leggermente, il bacino fosse leggermente retroverso, i glutei sono attivi e la distanza tra le coste e il pube, stendo le gambe, ok, il sederino un pochino più giù, non è troppo in alto altrimenti non sento lavorare l'addome, scendo un pochino di più, è come se fossi in linea. Rimango con l'addome forte, le spalle sono forti e spingono. Spingono, stiamo richiamando adesso, attiviamo bene le spalle, stiamo richiamando tanto sangue nel muscolo e anche, quindi anche un po' andrà nell'articolazione che abbiamo sollecitato prima. Appoggio le ginocchia a terra, inspiro grande e nell'espiro torno. Inspiro, ritorno in quadrupedia ed espirando spingo il pube in avanti, attivo l'addome e mi trovo in un plank con i gomiti. Benissimo, benissimo, lo sguardo perpendicolare a terra, il collo è sempre libero e leggero. Appoggio le ginocchia, inspiro e nell'espiro ritorno a lavorare sulle spalle, a scendere con la fronte. Ancora inspiro, ritorno in quadrupedia con i gomiti e nell'espiro spingo in avanti il pube, stendo le gambe, braccia forti. Addome forte. Muladhara. Il primo chakra, pavimento pelvico è attivo, l'ombelico è verso la colonna vertebrale, appoggio i gomiti a terra, mentre mi porto seduta, mi porto dietro i miei blocchi che porto di fianco a me. Li preparo da usare per un attimo, io lo sposto un attimo di qua perché così mi potete vedere. Inspiro, allungo le braccia oltre la testa e nell'espiro porto le mani al centro del petto. Nel prossimo espiro, quindi inspiro grande, nel prossimo espiro incomincio a ruotare,
a spingere all'indietro le creste iliache, a sportare il pube in avanti, attivo l'addome e salgo in piedi, in ginocchio. Inspiro, scendo, appoggio i glutei sui talloni. E nell'espiro, non è un colpo di schiena, quello che voglio far capire è che non è un colpo di schiena e ti vengo su, ma è questo lavoro dell'addome che mi porta in avanti. Ancora, inspiro, scendo, benissimo, espiro, attivo il pavimento pelvico, attivo l'ombelico verso la colonna, ovviamente sentiremo anche le gambe lavorare. E ancora una volta, lentamente, inspiro, scendo, e nell'espiro, rimango questa volta su, punto i piedi. E adesso l'immagine mentale che voglio fare è quella di immaginare un gancio al centro del petto che spinge, mi tira verso l'alto, mi tira verso l'alto. Non voglio lavorare sulla colonna lombare, ma voglio aprire e spingere verso l'alto il torace. Se il collo mi fa fatica, posso mettere le mani dietro, sostenere la testa, oppure leggermente guardare in avanti invece che guardare in su. E nell'espiro stendo il dorso del piede e arrivo con i glutei sui talloni. Porto i blocchi alla massima altezza di fianco a me. E come abbiamo detto prima, con le mani al centro del petto, inspiro grande e nell'espiro attivo il pavimento pelvico, il basso ventre, l'ombelico verso la colonna vertebrale. Comincio a salire. Se siete più comodi potete mettere i piedi puntati, altrimenti tenere i piedi giù. Appoggio le mani sui blocchi. Mantengo l'addome attivo. Questo mi permette di proteggere la colonna lombare dalla pressione. E anche di non cadere verso il basso. Vi ricordate, abbiamo detto all'inizio, un gancio che mi tira verso l'alto. Quindi non sto cadendo sulla mia colonna lombare, ma sto crescendo con la mia colonna toracica verso il soffitto. Rimango qualche respiro e osservo il mio respiro, che in questa posizione di estensione della colonna è sicuramente diverso. E anche probabilmente la sensazione del respiro, soprattutto dell'inspiro, dall'inizio dell'inspirazione alla fine dell'inspirazione, cambia. E lentamente appoggio bene le mani e scendo con i glutei sui talloni, appoggio a terra. Ritorno in Balasana, magari muovo un pochino da una parte e dall'altra. Inspiro, torno in centro, mi giro verso di voi, porto i gomiti a filo delle spalle, stringo i pugni, inspiro grande e nell'espiro mi giro verso sinistra. Sempre inspirando ed espirando dal naso. Ritorno in centro, questa volta nell'espiro mi giro invece a destra, inspiro grande e fuori l'aria. Proviamo adesso a inspirare a sinistra e a espirare a destra. Inspiro, espiro.
e appoggio le mani sulle ginocchia, rimango con le spalle lontano dalle orecchie e magari incomincio a muovere un pochino le spalle all'indietro e a notare se sento più energia circolare, se sento più flessibilità nella colonna che abbiamo cercato di risvegliare, da cui abbiamo sempre detto partono tanti centri nervosi, centri energetici. Quindi a questo punto la stanchezza della giornata dovrebbe essere andata via. Io mi sento un po' wow. Appoggio le mani a terra, arrivo in quadrupedia. Punto i piedi. E nel prossimo inspiro porto il piede destro davanti a me. Appoggio le mani sul ginocchio. Se vi dà fastidio il ginocchio, se siete più sensibili, per esempio quando siamo nel ciclo magari siamo un po' più sensibili, a parte Alessandro che invece non è sensibile, scherzo, ed espirando lentamente cado un pochino in avanti, spingo il bacino in avanti e incomincio a fare un inspiro, ritorno, e nell'espiro cado in avanti. E quello che vado ad allungare è un muscolo profondo che mi permette la flessione dell'anca, che è l'ilo psoas, è un muscolo che sta molto internamente sotto gli addominali e ovviamente sentiamo anche lavorare l'anca della gamba anteriore. Se abbiamo piacere, mentre incominciamo delicatamente a preparare le gambe, possiamo prendere i blocchi, a preparare le gambe per aumentare sempre di più il nostro movimento e osservare. Nell'espiro torno indietro e rimango con la sensazione delle gambe. Abbiamo detto che vogliamo che questa meditazione sia, che questa classe, che questa pratica sia una meditazione in movimento. Inspiro, piego la gamba anteriore, il ginocchio sopra la caviglia e nell'espiro allungo. Magari ci sentiamo già pronti, già pronte per scendere di un'altezza. Espiro e spingo all'indietro. Ancora inspiro, piego il ginocchio, apro l'anca, espiro, spingo all'indietro il bacino, lo sguardo rivolto verso il tappetino. Sono scesa di ancora di un'altezza, ma ognuno si può fermare all'altezza giusta. Dobbiamo sentire un allungamento, ma non un dolore. Posso togliere anche i blocchi a un certo punto, rimanere con lo sguardo perpendicolare. Sentire il piede e magari dall'anca spingere un filino, come se volessi arretrare con questo lato un po' all'indietro, avere le anche, diciamo così, quadrate. E nel prossimo inspiro mi trovo con le mani a cavallo del piede. Se posso, stacco il ginocchio posteriore, tengo la mano sinistra appoggiata a terra e nel prossimo, e facciamo così, mettiamo il pollice nell'incavo e cerchiamo di mantenere, di spingere un po' con la mano all'indietro e verso il basso, mentre nel prossimo inspiro, quindi quello che vogliamo fare, nel prossimo inspiro cominciamo a ruotare con le spalle. Quello che vogliamo fare è che il bacino rimanga fermo e non faccia questo movimento, il bacino rimane fermo e quello che in realtà ruota sono le spalle. Quando siamo nella posizione giusta, possiamo allungare il braccio, guardare verso l'alto,
non sottovalutiamo anche il movimento degli occhi, dove dirigiamo lo sguardo, che è sempre stato un punto importante per lo yoga, soprattutto un punto dello sguardo che si chiama Drishti, che porta a guardare quasi come se volessimo guardare il terzo occhio, a focalizzare l'attenzione qui. Ma adesso in realtà ci sono tanti studi delle neuroscienze che hanno messo in relazione il movimento degli occhi ad attività cerebrali, per esempio all'amigdala. E quindi è bello vedere questa relazione tra una scienza moderna e una pratica così antica. Torno, appoggio e questa volta porto le mani all'interno del piede. Rimango con il petto, cerco di aprire il petto. Le spalle sono extra ruotate, l'incavo dei gomiti guarda in avanti. Punto le braccia e nel prossimo inspiro stendo e mi ritrovo in plank. Vi ricordate, prima abbiamo fatto il plank che abbiamo già preparato con i gomiti sopra i blocchi. Inspiro, piego i gomiti, appoggio le ginocchia a terra e nel prossimo espiro porto la fronte a terra. Prima avevamo i gomiti sui blocchi, adesso invece abbiamo le mani a terra. Ancora una volta nel prossimo inspiro ritorno in quadrupedia e come se volessi prendere l'aria in corsa, questa volta porto la gamba, il piedino sinistro tra le mani, ok, e salgo da questa parte, incomincio a cadere in avanti e ad andare un pochino all'indietro e magari vogliamo riprendere i blocchi. Inspiro, spingo in avanti il bacino e nell'espiro allungo ancora le spalle lontano dalle orecchie. Espiro, scendo di un'altezza ancora e magari sento che una parte del corpo, quella che abbiamo già lavorato, è diversa dall'altra. E se non la sentite adesso, prima o poi vi capiterà di cominciare a percepirla, perché piano piano si diventa più sensibili alle sensazioni del corpo. Ancora appoggio, scendo ancora di un'altezza e nell'espiro spingo all'indietro. Benissimo. Ancora una volta, inspiro. Espiro, appoggio. Tolgo i blocchi, se voglio togliere i blocchi, altrimenti se ho piacere di mantenerli va benissimo lo stesso. Spalle lontano dalle orecchie. Cerco di allungare la colonna, di non stare così, ma di appiattire la colonna. Ok. Ok, e magari incomincio un po' a flettere il piede, a muovere le dita, a sentire l'allungamento del polpaccio. Più fletto il piede, più sentirò il polpaccio, più scendo e probabilmente più sentirò invece la parte dietro il ginocchio, l'allungamento di tutto il bicipite femorale. Ancora un inspiro e questa volta piego il piede. Punto il piede posteriore e in un altro inspiro sollevo il ginocchio posteriore. Ok, adesso prendiamo, vi ricordate? Mi metto da quest'altra parte, abbiamo messo la mano qua e abbiamo cercato di spingere un po' all'indietro e un po' verso il basso e poi abbiamo incominciato a fare la rotazione, cercando di mantenere il bacino fermo e le spalle ruotano.
perché ovviamente se muovo tutto insieme c'è meno rotazione, quindi vogliamo cercare di mantenere questa posizione, questa figura. Quando ci sentiamo giusti, possiamo, ritorno dove ero prima, possiamo allungare il braccio. Il braccio alla spalla, lontano dall'orecchio, quindi il braccio attivo, allungo. Inspiro grande e nell'espiro appoggio. Ancora inspiro, rimango in planca, addome forte, braccia extra ruotate, bravissime. E magari anche i gomiti leggermente piegati, se avete voglia. Appoggio, nell'inspiro le ginocchia e nell'espiro allungo. Ancora un inspiro, torno con i glutei sui talloni. Inspiro, allungo le braccia oltre la testa. E nell'espiro porto le mani al centro del petto. Mi tengo i blocchi qua vicino nel caso mi servano. Inspiro grande e nel prossimo espiro spingo il pube in avanti, attivo il pavimento pelvico, il basso ventre, l'ombelico verso la colonna vertebrale. Spingo il centro del petto verso l'alto, appoggio le mani. Se vi sentite, invece di usare i blocchi, potete puntare i piedi e appoggiare le mani sui talloni. Spingo attivamente, muscolarmente. I muscoli servono per proteggere le articolazioni, il centro del petto verso il soffitto e nell'espiro lentamente, facendo forza con le mani, come punto d'appoggio, allungo, appoggio la fronte a terra e rilasso, il collo leggero, il respiro libero. Magari ho una sensazione più di agilità nella colonna, nella gabbia toracica. Inspiro, adesso faremo tutta la sequenza un pochino più veloce. Inspiro, salgo in quadrupedia, porto il piede destro tra le mani e scendo. Inspiro grande e nel prossimo espiro stendo e arrivo al punto. Se ho bisogno di usare i blocchi rimango qui o qui o qui, oppure rimango qui, oppure posso scendere e appoggiarmi con la fronte sullo stinco. Ognuno sceglie il suo. Nel prossimo inspiro, mentre piego il ginocchio anteriore, stendo il ginocchio posteriore, facendo attenzione alla posizione del bacino, nel prossimo espiro. Rotazione della colonna verso destra. Le braccia sono lunghe, devo immaginare le mie braccia come diventare sempre più lunghe, la zona del torace si apre ed è come se questa mano facesse da antenna e ho una sensazione dei polmoni uno più aperto dell'altro, una posizione asimmetrica, come se questo polmone, questa è la mia antenna, ricevesse più energia, fosse capace di muoversi di più. Espiro, porto le mani a terra, nel prossimo inspiro arrivo in plank. Espirando appoggio le ginocchia, allungo la fronte. Ancora nel prossimo inspiro porto il piede sinistro
tra le mani, scendo in avanti e nell'espiro allungo. E rimango. Ancora con un inspiro piego il ginocchio anteriore, sollevo quello posteriore. Benissimo. Faccio attenzione al bacino e incomincio a ruotare nell'espiro, a allungare il braccio. Inspiro grande e nel prossimo espiro piego il ginocchio posteriore e mi ritrovo. Mi ritrovo in Uttanasana con i blocchi all'altezza massima. Spingo con le braccia come se fossi in planca. E il mio peso è distribuito sulle mani e sui piedi. Inspiro grande. Adesso cerchiamo ancora qui la progressione. La progressione che ci porterà ad avere le gambe lunghissime. Ancora nel prossimo espiro. Scendo alla seconda altezza e ancora premo con le braccia, perché quello che vogliamo è avere le anche perpendicolari al pavimento. Quindi se mi appoggio solo sui piedi starò un po' all'indietro, ho meno stoffa per scendere in avanti. Quindi appoggio, lo facciamo per questo, con il blocco, prima ci aiuta, ci accorcia la distanza e ci prepara, ma cerchiamo di spingere con le braccia. Ok, ancora nel prossimo espiro, sempre se posso, altrimenti rimango dove sono, posso scendere ancora di un blocco. E mano a mano che si acquista un pochino più di flessibilità, quando si fanno queste progressioni, quasi quasi si percepisce quella micro sensazione che cambia, che lentamente le fasce, il tessuto connettivo, il muscolo diventano più lunghi. Ancora un inspiro e rimango, come abbiamo detto all'inizio della lezione, nel mio corpo e con la mia mente presente qui. Se è possibile tolgo i blocchi, appoggio le mani. Posso anche togliere i blocchi, appoggiare le mani e magari tenere leggermente le ginocchia piegate, va benissimo. Lascio cadere le spalle, lascio cadere le braccia, lo sguardo è rivolto tra le gambe alla parete dietro di me. Intreccio le dita dietro la schiena. E con un altro espiro lascio cadere le braccia verso il basso. Vado ad allungare i muscoli del petto. Benissimo, piego le ginocchia. Appoggio le mani a terra, faccio un passo all'indietro, mi ritrovo nel plank, appoggio le ginocchia e nell'espiro facciamo il primo chaturanga. Stendo, appoggio i glutei, i gomiti sotto le spalle, spingo con le mani, elevo la corona del capo come se volessi salire verso il soffitto. E ritorno ad ascoltare il respiro, anche in questa posizione, che è la sfinge. Magari ho la stessa sensazione che avevamo prima quando facevamo Ustrasana, la posizione del cammello. Questa estensione, soprattutto nella curva toracica, che sembra che un po' l'inspiro a un certo punto non c'è più spazio per espandersi, perché tutto è allungato nell'altra dimensione, quindi è tutto più lungo e c'è poca larghezza.
Inspiro grande e nell'espiro lentamente. Ah, scendo, porto le mani vicino al petto, punta i piedi. Inspiro e salgo, appoggio i glutei sui talloni. Inspiro, allungo verso l'alto. Espiro, porto le mani al centro del petto. E approfitto di questo momento per rifocalizzare tutta la mia attenzione su questo momento, su questo respiro e su questa pratica. Inspiro grande. E nel prossimo espiro, spingo il pube in avanti, attivo l'addome. Spingo il centro del petto verso l'alto e a seconda se voglio usare i blocchi o meno appoggio le mani, altrimenti posso appoggiare le mani sui talloni con i piedi puntati oppure no. Questa è Ustrasana, la posizione del cammello, che era quella che vi stavo dicendo prima. Inspiro grande, lentamente all'indietro appoggio i glutei sui talloni. Espiro, appoggio la fronte a terra. Un pochino alla volta stiamo aprendo sempre di più la colonna. E adesso con un respiro profondo andiamo a massaggiare la zona lombosacrale. Riprendiamo la nostra sequenza con una velocità ancora un pochino più accelerata, abbinando ad ogni movimento l'inspiro oppure l'espiro. Quindi adesso con un inspiro porto il piede destro avanti e cado con le pelvi in avanti. E nell'espiro allungo la gamba anteriore. Punto il piede dietro e ancora con un inspiro mi trovo con il ginocchio anteriore piegato. E nell'espiro rotazione verso la mia destra, allungo le braccia. Inspiro grande, espiro torno. Ancora inspiro, mi ritrovo in plank e questa volta nell'espiro posso scendere in chaturanga. Inspiro, invece della sfinge abbiamo sostituito con il cane che guarda verso l'alto e nell'espiro torniamo in quadrupedia. Ancora un inspiro, porto il piede sinistro in avanti e nell'espiro allungo la gamba. Ancora con un inspiro punto il piede, stendo, sollevo il ginocchio e nell'espiro rotazione questa volta verso sinistra. Espirando torno e nel prossimo espiro mi ritrovo in Uttanasana. Lascio cadere. Rimango con le ginocchia leggermente piegate oppure con le mani, le ginocchia estese oppure uso i blocchi. Lascio cadere le spalle, rilasso i muscoli del viso. Lascio cadere le braccia, piego le ginocchia e con un inspiro spingo e allungo verso l'alto. Espiro, porto le mani intrecciate dietro. Nel prossimo inspiro spingo il centro del petto verso l'alto
e lentamente nell'espiro incomincio a cadere in avanti e a far cadere le braccia verso il basso, lascio morbido il collo. Inspiro grande, nel prossimo espiro appoggio le mani a terra. Ancora con un inspiro, ritorno in plank. Espiro, chaturanga. Inspiro, urdhva mukha svanasana. E questa volta nell'espiro arriviamo in Adho Mukha Svanasana. Appoggio i piedini a terra, comincio a camminare. Se magari sentiamo ancora un po' i polpacci che hanno bisogno di un po' di olio. Benissimo. Salgo con entrambi i talloni, nell'inspiro vado a massaggiare le dita dei piedi e nell'inspiro espiro leggermente, scendo. Se tocco i talloni, con i talloni il pavimento bene, altrimenti non importa. Ancora inspiro, non giudico il mio corpo, anzi lo ringrazio. Per la possibilità che mi dà di vivere su questo pianeta. Ancora inspiro, salgo con i talloni e nell'espiro lentamente scendo verso il basso. Ancora una volta, inspiro, vengo su. Espiro. Preparo il piede destro, nell'inspiro salgo e porto il piede, il ginocchio destro a terra. Il piede posteriore, stendo il dorso del piede. E già vi dico, incomincio a preparare un blocco e posso preparare un blocco e appoggiare l'ischio destro. È troppo? Ho piegato la gamba destra e quindi ho l'ischio destro appoggiato. Invece che andare completamente a terra, posso rimanere un po' su appoggiando questo. Oppure, che ne so, appoggiando magari un cuscino. Se la gamba dietro non riesce a rimanere dietro, così non importa, la piego un attimo. Quindi praticamente sono anche in questa posizione. Ok? Va bene? Ok. Da qui, oppure da qui, dovunque sia, incomincio a portare le mani in avanti, a inspirare. E lentamente nell'espiro a cadere un pochino in avanti. Se riesco posso appoggiare i gomiti a terra, altrimenti posso rimanere con le braccia estese. Ok, cerco di non incurvare la curva toracica, ma di rimanere con la colonna aperta. Devo trovare un modo di stare in questa posizione, di rimanere concentrata sul respiro, di stare in questa posizione ma di non dover sentire dolore. Se sento un dolore a un'articolazione è il momento che devo uscire dall'asana. Abbiamo già detto che la sensazione deve essere nel ventre, nella parte ventrale del muscolo, che è la parte più cicciotta, quella più centrale. Appoggio le mani a terra, punto il piede dietro e nel prossimo espiro ritorno in Adho Mukha Svanasana. Le orecchie sono tra le braccia sono extra ruotate. Cerco di allungare. Guardatemi un attimo, vedo qualcuno di voi che è un po' così. Ecco, devo cercare invece di portare le orecchie tra le braccia, non di stare in avanti, se mi è possibile ovviamente, perché magari potrebbe anche darsi che le mie spalle non mi permettono di fare quel movimento.
ma solo per essere chiari, per capirci. Nel prossimo inspiro salgo con la gamba sinistra e porto il ginocchio sinistro davanti. Posso piegare, abbiamo detto, e rimanere così, oppure posso spingere all'indietro, salire, oppure magari se riesco a rimanere con la gamba dietro ma non sono comoda, posso appoggiare sotto l'ischio sinistro il mio blocco. Quindi ognuno sceglie la posizione più giusta, e qui è tutta una questione di anche, di glutei, di muscoli profondi dell'anca, e piano piano, se posso, scendo. Ok, rimango per qualche respiro. Ancora qualche respiro. Ritorno con le mani, punto il piede e lentamente ritorno in Adho Mukha Svanasana. Con la colonna lunga cerco di salire con il coccige verso il soffitto, di abbandonare l'addome e di sentire come nell'espiro l'addome diventi più piatto, più lungo, più sottile. Benissimo, nel prossimo inspiro stendo la gamba destra, porto il piede destro in avanti, appoggio il ginocchio come se fosse all'inizio della nostra sequenza e nell'espiro stendo e allungo la gamba anteriore. Nel prossimo inspiro appoggio il piede sinistro, sollevo il ginocchio sinistro ed espirando allungo e mi porto in rotazione. Inspiro grande e nel prossimo espiro appoggio, inspiro arrivo in plank, braccia forti, e nell'espiro lentamente scendo, ancora un inspiro, sollevo, sono nel cane che guarda verso l'alto, e nell'espiro ritorno in Adho Mukha Svanasana. Inspiro, salgo con la gamba sinistra e porto il piede sinistro in avanti. Appoggio il ginocchio, spingo le pelvi in avanti e nell'espiro allungo la gamba sinistra. Inspiro, punto il piede, salgo e nell'espiro allungo. Inspiro grande e nel prossimo espiro torno, appoggio come una molla, mi carico e mi porto con una spinta alla cima del mio tappetino. Piego le ginocchia, srotolo le gambe, allungo nell'inspiro le braccia oltre la testa, espiro. Intreccio le dita dietro, ancora con un inspiro spingo il centro del petto verso il soffitto, avvicino le scapole e nell'espiro lentamente cado con la fronte verso le tibie. Lascio andare le braccia, rilasso il collo, i muscoli del viso, rilasso la mascella. E appoggio le mani a terra, piego le ginocchia,
appoggio i glutei a terra. Benissimo. Prendo un blocco. Ci sdraiamo a terra. Allungo le gambe. Leggermente distanti, sono lontani i piedi tanto quanto il bacino e le punte dei piedi sono leggermente in fuori. Nell'inspiro porto le braccia perpendicolari al pavimento e spingo delicatamente con le mani, sentendo un po' di forza nelle braccia e anche nella zona dei pettorali. Inspiro grande e nel prossimo espiro questo arco naturale nell'espiro viene completamente chiuso dalla spinta che ho del pube verso il soffitto, l'appiattimento dell'addome, il richiamo dell'ombelico verso la colonna vertebrale, la chiusura del pavimento pelvico, l'attivazione degli addominali e intanto spingo con le braccia però vanno un pochino oltre la testa senza appoggiarsi all'indietro e nell'inspiro tolgo un attimo la maglietta per far vedere meglio e sto esagerando i movimenti della colonna. Nell'inspiro ritorno nella posizione normale e nell'espiro spingo il pube verso il soffitto e cado con le braccia all'indietro senza appoggiarle. I talloni spremono sul tappetino. Devo sentire un'attivazione dell'addome, stringo il pavimento pelvico e rimango in questa posizione per qualche respiro. Benissimo, inspiro, torno su, rilasso l'addome e nel prossimo inspiro salgo con la gamba destra. Se per me questo è troppo, posso anche piegare la gamba e portare la tibia parallela al pavimento. E ancora, inspiro grande. E nel prossimo espiro, spingo il pube in avanti, attivo il pavimento pelvico, l'ombelico verso la colonna vertebrale. E da qui, se posso, stacco il tallone della gamba sinistra. Le mani premono sul blocco. Appoggio la gamba destra a terra. Ritorno con le braccia perpendicolari al pavimento. E nel prossimo inspiro salgo con la gamba sinistra, espirando le braccia oltre la testa e qui chiudo l'addome, appiattisco la colonna a terra, spingo il pube verso il soffitto e premo con il tallone a terra. Da qui, se posso, sollevo il tallone destro e ritorno su con entrambe le mani, le braccia perpendicolari al pavimento, le gambe perpendicolari al pavimento. Se è troppo potete chiudere, portare le tibie parallele come volete. Ok, da questa posizione nel prossimo espiro, senza appoggiare il tallone, tutta la schiena lombare è a terra, le braccia sono oltre la testa e il pube che sale. Quindi invece di stare aperta così, chiudo e rimango. Inspiro e nell'espiro mi preparo, attivo il pavimento pelvico, l'ombelico verso la colonna vertebrale, mantengo la zona lombosacrale a terra. Le mani spingono leggermente sul blocco e piego le ginocchia,
Abbraccio le ginocchia, rotolo un po' da una parte e un po' dall'altra. Accavalo la gamba destra sulla sinistra e nell'espiro avvicino il ginocchio. Andiamo a riprendere il gluteo, i muscoli profondi dell'anca che abbiamo prima intercettato con l'asana del piccione. Inspiro grande. Rimango con le mie sensazioni, con il mio respiro e nell'espiro sciolgo le gambe a cavallo, questa volta la gamba sinistra sulla destra e nell'espiro avvicino il ginocchio verso il petto. Se ho piacere posso chiudere gli occhi. E nel prossimo espiro sciogliere, ritornare ad abbracciare le ginocchia, ad ondulare. Inspiro, stendo e avvicino, afferro le caviglie e avvicino il ginocchio un po' all'ascella. Se arrivo posso afferrare esternamente le piante dei piedi e spingere un pochino in questo senso le ginocchia verso le ascelle, sentire l'apertura delle anche. Ritorno con le gambe, appoggio le piante dei piedi a terra, allungo le gambe, le distendo sotto le anche, i piedi sono rilassati, leggermente extraruotati, posso anche divaricare un po' le gambe, aprire le braccia con i palmi delle mani rivolti verso l'alto, magari fare un po' di movimento sul coccige e cercare di appoggiare bene la parte destra e la parte sinistra del corpo in maniera simmetrica. Regalo alla mia fisicità pochi respiri di presenza, pochi respiri dove posso percepire la mia stessa capacità di pesantezza verso la terra e di spinta della terra verso di me. Una terra che mi sostiene, che non mi lascia precipitare, che è capace di tenermi. Ascolto questo respiro lungo che apre naturalmente, fa crescere naturalmente, senza spingere l'addome. Apre la gabbia toracica. E nell'espiro ritorno piccola verso il basso, appiattita sempre di più sul tappetino. Come se le mie gambe e le mie braccia diventassero più lunghe, come se lo spazio nelle mie articolazioni fosse maggiore, le mie ginocchia fossero più spaziose, le mie anche fossero più spaziose, tutti i miei dischi intervertebrali fossero più spaziosi, le mie dita
i miei polsi, i miei gomiti, come se il mio corpo diventasse sempre più pesante, ma sempre più lungo, sempre più grande. Rilascio le spalle, ognuno ha il suo punto dove tende a portare più contrazione. Contrazione magari anche che sale dall'inconscio, dal subconscio, da una parte della mente che non riusciamo a contattare, che non riusciamo a percepire. Allora ognuno cerchi di individuare quel punto dove tende a portare la contrazione, a respirare dentro quel punto e a rilasciare quel punto. Comincio a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, a magari stirarmi, a muovere il bacino o le gambe, a seconda di quale sia il mio istinto di movimento in questo momento, quello che ho voglia di fare senza pensarci. E lentamente, con i miei tempi, posso incominciare a girarmi su un fianco e portarmi nella posizione seduta, che non abbiamo ancora visto oggi. Magari abbiamo i glutei più morbidi e le ginocchia scendono meglio verso il tappetino. Appoggio le mani sulle ginocchia, mantengo la colonna lunga. Se ho desiderio posso muovere ancora un pochino le spalle oppure sentire il movimento da una parte e dall'altra della colonna. E nell'inspiro apro, extraruoto le braccia e porto le mani oltre la testa, seguo con lo sguardo il viaggio delle mani e nell'espiro porto le mani al centro del petto. E vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Namaste. Grazie. Grazie a voi.